tutti noi informatici sappiamo che questa bimbetta qui, questa pasta termica, è uno dei componenti che molto spesso dimentichiamo di cambiare nel nostro PC, dimentichiamo di acquistare. Fondamentalmente finisce abbastanza presto se fate test su CPU. Sporca, non è assolutamente simpatica da averci a che fare, ma forse probabilmente ho trovato l'alternativa alla pasta termica. Non è ottima come la pasta termica, ma credetemi, ne dobbiamo effettivamente parlare. Prima di andare al video però vi ricordo che oggi questo video è sponsorizzato da me, quindi ricordate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella e vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social che sono in descrizione e soprattutto oggi alle 14 sul mio canale Viola ci sarà uno streaming speciale con uno special guest d'eccezione, Silvia di How I Met Your Cat. Passeremo un po' d'ore insieme a perdere tempo, a ridere e a fare cose. Back to the topic, perché c'è bisogno di un'alternativa alla pasta termica? Beh, fondamentalmente non ce n'è bisogno. Però se come me fate ultimamente molti test sulle CPU, questo bimbo potrebbe tornarvi molto molto comodo. Stiamo parlando di Carbonaut, un prodotto della Thermal Grizzly, e di cosa mai si tratterà? E si tratta fondamentalmente di un pad in carbonio che deve essere messo sopra la vostra CPU al posto della pasta termica. Allora, per farvi capire un pochettino di differenze, questo pad termico in carbonio è uscito dalla scatola. Attenzione ragazzi, questo è davvero, è un foglietto, guardate, quindi fate attenzione a dove lo riponete, visto? Wobbola. Questo pad termico comunque, per darvi un po' di comparison con una pasta termica tradizionale, riesce a condurre 62,5 watt per microkelvin, mentre una pasta termica di buona fattura, questa qui è una MX4 dell'Arctic, non è la migliore che c'è sul mercato, ma è comunque un'ottima pasta termica, riesce a condurre circa 70, 72, 76 watt per microkelvin nel migliore dei casi. Il punto di forza di questo pad termico non è assolutamente la prestazione, infatti come state vedendo in sovraimpressione, la pasta termica che è studiata per dare un maggiore contatto tra il vostro dissipatore a liquido o ad aria che sia e la vostra CPU funziona decisamente meglio per un PC da gaming, un PC che ha un clock comunque molto molto alto e che può avere sbalzi di temperatura molto molto larghi. Ma allora fondamentalmente questo pad come lo possiamo utilizzare? Raga, viene venduto in varie misure, si può utilizzare su GPU, quindi sì, se voi volete appunto aprire la vostra GPU e cambiare casomai la pasta termica, potreste pensare di mettere un cosino di questi qui. Si può utilizzare su CPU Intel, CPU AMD, CPU AMD Threadripper, perché appunto la conduttività termica non è ottimale, ma non è neanche malaccio se la vostra periferica riesce a mantenere un clock stabile, non troppo alto nel tempo, e beh, ha delle buone prestazioni fondamentalmente. Io in idle con il mio Kraken Z73 e la pasta termica sto sui 33 gradi, con questo qui arrivo più o meno sui 40-43, sono 10 gradi in più in idle, sì, sicuramente. Ma non è una temperatura talmente alta da farmi preoccupare. Io l'ho provato per una settimanella buona e vi posso dire che, a parte il dissipatore che fa partire le ventole un po' più forte del normale, non ho assolutamente avuto problemi di prestazioni in meno. Anzi, non ho avuto davvero nessuna differenza. E nelle temperature di picco, come avete visto in sovraimpressione, più o meno l'average si aggirava intorno ai 30 gradi con un processore a 16 core, vorrei farvi capire. Quindi probabilmente con un processore a 4 core, 6 core, 8 core, magari riuscirete ad avere delle prestazioni anche migliori. Allora, per riassumere il concetto in maniera molto molto semplice, raga, questo pad voi lo potete toccare tranquillamente, lo posizionate sulla CPU. Adesso è un po' sporco di pasta termica, perché dovete stare attenti poi a non sporcarlo con la pasta termica residua sul vostro processore o sul vostro dissipatore, perché potrebbe rompersi, è molto molto facile da rompere questo qui, appunto raga, è un foglietto fondamentalmente. Voi potete toccarlo, potete metterlo, non succederà. È volato. Cioè, potete toccarlo, potete fare questo, guardate, e credetemi, non succederà nulla, assolutamente nulla a questo pad, a meno che appunto non lo strappiate. Il problema della pasta termica è questo. Guardate. Ops. Ho il dito sporco. Adesso devo per forza pulirlo. Sapete,
quanto la pasta termica possa fare male ai vostri componenti se cade nel socket, perché molte volte a me è capitato che, avendo finito un test su una CPU, la pasta termica fosse un pochettino più malleabile del solito e potesse cadere sulla scheda madre. Beh, gli infarti che possono venire in quei casi ve li lascio immaginare. La pasta termica oltretutto col tempo si degrada, si asciuga. Questo pad non perde prestazioni nel tempo. Quindi per un PC che non ha esigenze estremamente alte di dissipazione termica, questo cosetto qui potrebbe essere una soluzione a lungo termine, perché raga può durare 5-10 anni se voi non andate a romperlo, può essere una soluzione a lungo termine per chi non vuole stare lì, non vuole avere lo sbattimento di andare a cambiare pasta termica. Esempio, un custom loop, per esempio, di scheda video, un computer della scuola che rimane lì per anni e nessuno praticamente lo va mai a pulire, lo va mai a manutenzionare, comunque non gli va mai a fare manutenzione. Oppure un server che, al quale non potete stare lì tutti i giorni a cambiare pasta termica, a fare dei piccoli tweak. Beh, questa qui è davvero un'ottima alternativa secondo me. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Trovate il prodotto in descrizione con i vari tagli, cioè Intel, AMD, Threadripper, eccetera eccetera. E nulla, fatemi sapere la vostra. Vi ricordo comunque di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG. L'avete comprato? Che ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.